Le migliori menti delle università e dei centri di ricerca sono confluite da tutta Europa a Teramo per una 2 giorni di convegni multidisciplinari, dall'astrofisica al diritto, dalla biologia all'economia, fino alle scienze umanistiche. Si è trattato del primo forum internazionale del Gran Sasso, dove il passato ha incontrato il futuro, un evento per riflettere e dibattere sul ruolo dell'università e della ricerca, in sinergia con la fede, organizzato dalla diocesi di Teramo Atri e dal suo vescovo Lorenzo Leuzzi. Quanto è importante l'università nella formazione di una persona? Ma credo che al di là delle istituzioni in quanto tali, che è importante evidentemente per il titolo accademico, il problema dell'università è il metodo universitario, perché il metodo universitario significa avere la capacità di interagire con tutto il sapere, ma nello stesso tempo essere capace di esprimere un proprio giudizio. È ciò che manca oggi nella cultura contemporanea, dove molti pensano che l'essere informati significa essere formati. Nel corso dell'evento è stato letto un augurio di Papa Francesco, al quale si è unito quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti. A moderare l'incontro Cesare Mirabelli, Presidente Emerito della Corte Costituzionale. La nostra formazione è una formazione molto buona. I nostri medici, i nostri ingegneri, i nostri chimici, ma anche i nostri letterati, i nostri storici, nei centri di ricerca esteri lavorano ottimamente. Alle 2 giornate di conferenze, suddivise tra la sala polifunzionale della provincia e il campus universitario di Teramo, hanno partecipato i rettori delle università abruzzesi e romane, oltre ai rappresentanti dei più importanti centri di ricerca italiani. Il governo cosa potrebbe fare di più per l'università? Questo governo, come tutti i governi, deve fare delle scelte che sono di politica culturale. Investire sulle università vuol dire investire sulla società, sullo sviluppo individuale, sull'inclusione, sulla partecipazione da parte di tutti, cioè sul destino del paese. Il futuro passa per le stelle? Ah, è sicuro, ci passa il passato ma anche il futuro. Sia perché siamo esseri umani e stiamo sotto le stelle, ma anche perché qui a Teramo, nel nostro piccolo, stiamo facendo cose importanti per guardare e studiare le stelle. Stiamo realizzando delle lenti di telescopi che si muovono con la frequenza con cui si muovono le bolle d'aria dell'atmosfera, per cui riusciamo a vedere come se l'atmosfera non ci fosse.